Alida Darrasa, insegnante, madre di due figli minorenni, è una delle migliaia di donne bloccate da giorni all'aeroporto di Kabul nella speranza di poter partire. Chiede il ricongiungimento familiare con il marito, che lavora regolarmente da anni in Italia sotto protezione internazionale. Lei, come quasi tutte le donne afghane, è in pericolo di vita. Un'emergenza umanitaria della quale hanno discusso i prefetti veneti, che stanno mettendo a punto un piano d'accoglienza. Si tratta di famiglie, mamme, papà con figli minori, per i quali abbiamo un debito di riconoscenza. Queste persone hanno aiutato i nostri militari in Afghanistan e li hanno anche salvati in diverse occasioni. Quindi abbiamo un debito nei confronti di queste persone che possiamo assolvere con un'accoglienza dignitosa. Tra gli obiettivi delle istituzioni, quello di non separare i nuclei familiari. Situazione non facile considerando che il flusso di profughi dall'Afghanistan è appena cominciato. A rendere ancora più difficili le cose, la chiusura forzata dell'ambasciata italiana a Kabul, attraverso la quale fino a pochi giorni fa si poteva ottenere il ricongiungimento familiare. Questo complica le cose effettivamente perché l'ambasciata che funziona adesso per l'Italia è quella del Pakistan. Solo che i cittadini afghani che hanno già il visto per l'Italia non hanno il coraggio di uscire dalla porta di casa perché temono di essere ammazzati. Quindi non vanno in Pakistan per paura.